Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video e in questo nuovo Acquisti Manga, il secondo Acquisti Manga di dicembre 2022, il primo video Acquisti Manga di questa nuova settimana. Ne uscirà uno anche sabato perché dobbiamo recuperare, infatti settimana scorsa non c'è stato video acquisti. Oggi però abbiamo dei manga molto interessanti da andare a vedere assieme, soprattutto per quanto riguarda le nuove uscite. E come sempre c'è anche il pacco da Manga.io e vi ricordo che utilizzando il mio codice sconto CASTEB potete ricevere il 5% di sconto in fase d'acquisto. Grazie a tutti quelli che ogni volta utilizzano il mio codice e mi supportano. Ultimamente su Manga.io c'è stato un grandissimo restock, sia per quanto riguarda i manga, anche con la parte giapponese, e sia per quanto riguarda la parte delle figures. Possiamo però partire subito dalle nuove uscite e partiamo da un manga di Salda Press. Abbiamo il secondo volume di Toy, uno dei manga assolutamente che sto trovando migliore di questo 2022, infatti potrebbe anche rientrare nella mia top manga delle nuove uscite di quest'anno. Vi ricordo che uscirà a breve, quindi per chi ancora non si fosse iscritto al canale, mi raccomando lo faccia, così può anche rimanere aggiornato su tutti gli altri contenuti. Toy è un manga shonen scritto negli anni 80, è il primo titolo in assoluto ad arrivare in Italia di Atsushi Kamijo, un manga che riesce a mischiare benissimo la parte musicale, in questo caso la parte degli idol, la parte rock, ha un'ottima parte comica e anche ha una narrazione che riesce a mischiare perfettamente le due cose. Per ora con questi due volumi è riuscito a sorprendermi a pieno e riesce anche benissimo con i suoi disegni a esprimere quella che è la parte musicale. Non sempre è facile farlo per i manga incentrati proprio su questo tema, e i disegni di Atsushi Kamijo ci riescono davvero in ottimo modo. E poi anche l'edizione di Salda Press con le tantissime parti a colori presenti all'interno del volume riesce a dare una lettura che è ancora più immersiva. Faccio ancora i complimenti a questa casa editrice perché ci ha portato quella che è una delle migliori edizioni di questo 2022. Vi ricordo che è una perfect edition praticamente perché racchiude due volumi dell'edizione standard giapponese, saranno in totale 5 volumi al prezzo di 14 euro per ogni volume. Edizione perfetta per uno dei manga più sorprendenti di quest'anno. Ed è il momento ora di passare a Planet Manga. Abbiamo il 17° volume della nuova edizione di Fullmetal Alchemist. Siamo arrivati al penultimo volume, ne manca solamente uno. Vi ricordo, si concluderà con 18 volumi. Come sempre, copertine bellissime di questa Kanzeban Edition, anche tutto il retrocopertina, gli effetti in rilievo. Ho speso tante volte parole su Fullmetal Alchemist, anche sulla nuova edizione. Non voglio ripetermi ulteriormente in questo video acquisti manga. Se qualcuno di voi non l'avesse ancora recuperato, questa Kanzeban è il modo perfetto per farlo. E sempre rimanendo in tema Planet Manga, abbiamo delle ristampe uscite questa settimana di due volumi che mi mancavano dell'Immortale. Vi sto parlando del secondo e del terzo volume. Adesso ho la serie completa e finalmente posso andare avanti con quella che è la lettura. Contentissimo che finalmente siano stati ristampati, edizione come sempre di grande qualità. Andiamo avanti con il 17° volume di Jujutsu Kaisen. Sfortunatamente è un manga che continua sempre a dirmi meno. Anche questa parte la sto trovando molto ripetitiva, non dal punto di vista dei plot twist o dalla parte drammatica che ogni volta l'autore cerca di rimarcare, almeno in ogni volume, ma più dal punto di vista proprio narrativo e della storia. Non riesce più a intrattenermi come magari riusciva a fare nei primi volumi. Non vi faccio spoiler, ma all'interno di questo volume non mi è piaciuto per niente il flashback di solamente 2 secondi, di pochissimi pannelli, che ho trovato anche abbastanza insensato. Andrò avanti ovviamente con la lettura perché riesco a trovare sempre quello che è almeno del buono, però a livello della sceneggiatura è un manga che secondo me sta notevolmente peccando. Vediamo come andranno i prossimi volumi. Ho visto che in Giappone soprattutto sono stati molto apprezzati, quindi mi aspetto in questo caso dei bei colpi di scena e anche un maggiore riferimento per alcuni personaggi. Andando avanti invece sempre con Planet Manga, abbiamo il 6° volume di Magus of the Library, volume che ancora non ho letto perché questo volume è uscito davvero troppi mesi dopo il 5° volume. Un manga che però con i primi 5 volumi che erano usciti mi stava piacendo moltissimo per come riesce un po' a legare la parte magica alla parte dei sentimenti dei nostri protagonisti, che si vanno tutti a intrecciare, riescono a creare quella che è una storia accattivante. Poi i disegni dell'opera sono davvero bellissimi, vi mostro magari qualche tavola. Mitsu Izumi riesce a dare soprattutto nelle splash page il massimo della sua qualità. Mi rimetterò alla rilettura appunto degli ultimi volumi per andare un po' a capire meglio come stava andando la storia,
storia e vi farò sapere il mio parere su Instagram. E l'ultimo volume di Planet Manga è un'altra ristampa, è il settimo volume di Ichi the Killer. Finché non verrà ristampato il quinto volume non potrò andare avanti nella lettura. Spero che Planet Manga lo faccia almeno a gennaio del 2023, perché mi stava prendendo tantissimo. Hideo Yamamoto, anche per quanto riguarda Ichi the Killer, si conferma un autore pazzo. Quindi non vedo l'ora di andare avanti con la lettura. Ormai siamo quasi arrivati alla fine di questa ristampa, mancano solamente 3 volumi. Vi ricordo che si conclude con 10. E ora passiamo invece a J-Pop. Abbiamo il 9° volume della Via del Grembiule, volume che ho trovato più ispirato rispetto agli ultimi volumi, sempre abbastanza divertente, soprattutto la storia della bambina. La ritengo per ora uno dei migliori episodi accaduti all'interno del manga, però a più di questo ancora non riusciamo ad arrivare. La serie segue lo stesso tipo di impostazioni di capitolo in capitolo, di volume in volume, e secondo me siamo anche quasi arrivati ormai a metterci la parola fine. Secondo me se si concludesse al massimo con 10-11 volumi sarebbe il modo giusto di concluderlo. Il rischio di prolungarlo ulteriormente è quello ovviamente di annoiare il lettore, e io non voglio che succeda questo. Però come lettura che ti impiega al massimo 5 minuti e per staccare, è un manga che fa benissimo il suo lavoro. Mentre invece ora passiamo a Goen. Abbiamo 2 volumi, vi sto parlando del 3° e 4° volume di Drifting Net Café di Oshimi. Andiamo avanti con questa serie. Finalmente sono usciti questi 2 volumi con tutti i ritardi, tutti i problemi che sta avendo ultimamente Goen, però stiamo cercando di concluderla. Anche con i difetti che ha questa edizione, soprattutto nella stampa, nell'utilizzo del nero e il contrasto che si crea appunto nelle varie tavole, che non è realizzato ovviamente bene. Vediamo se magari per l'inizio del 2023 riuscirà ad essere conclusa. Mentre invece ora è il momento di passare a Magic Press. Abbiamo il 7° volume di Last Game, manga shoujo tra gli shoujo attualmente in corso in Italia. È secondo me uno di quelli su cui si deve puntare. L'ho anche inserito nel video di un po' di tempo fa dei migliori manga recenti usciti qui in Italia, proprio perché secondo me riesce a mischiare tante atmosfere, riesce a mischiare quelli che sono vari temi, e soprattutto all'interno del manga ho sempre apprezzato come riescono a ragionare i personaggi, si avvicinano molto alla parte realistica. Vi ricordo che è un manga slice of life e ogni volta che leggo un volume riesce a darmi quel senso di tranquillità, riesce a far rilassare, riesce a far ridere e riesce anche a toccarti a volte. Ora è il momento invece di passare a Bao Publishing per quanto riguarda i recuperi. Abbiamo il 1° volume di un manga josei, vi sto parlando di Aomanju, la foresta degli spiriti, manga di Isai Iwaoka, la stessa autrice di Dosei Mansion e anche di altri tantissimi titoli portati qui in Italia da Bao Publishing. È stato scritto dal 2008 e il 2015. Anche questo era uno dei manga che più stavo aspettando di questo 2022 ed è proprio uscito alla fine di quest'anno. Il 1° volume l'ho trovato spettacolare, le ambientazioni mi ricordano un po' quelle di Miyazaki, lo studio Ghibli. Un manga che riesce anche a mischiare elementi del folklore giapponese, a momenti mi ricorda un po' Natsume degli spiriti. Il manga appunto vede come ambientazione la foresta di Oshigara, al cui interno ogni cosa è vivente e troviamo i vari spiriti che custodiscono delle storie e passati differenti che piano piano ci verranno raccontati. Incontra anche molto le ambientazioni, come ho detto, di Natsume degli spiriti o di Mushishi, soprattutto per come ci vengono raccontate queste storie e anche per l'impatto emotivo che hanno sul lettore. È concluso con 5 volumi e si prospetta di essere una miniserie davvero micidiale. Un manga emozionante e allo stesso tempo poetico, anche i disegni sono meravigliosi, soprattutto nelle splash page. Ha tutte le carte per essere in assoluto il miglior manga di Isai Iwaoka. Mentre il recupero di questa settimana proviene direttamente dall'Inghilterra. Infatti ho recuperato il sequel di Fruits Basket, Fruits Basket Another, i 3 volumi usciti per ora con l'edizione inglese. Manca appunto il 4° volume che uscirà in questo dicembre, tra pochissimi giorni, e mi sono già portato avanti e ho recuperato i primi 3 volumi. Per chi non sapesse, questo è il sequel effettivo di Fruits Basket, ambientato dopo gli eventi del finale del manga. Qui in Italia ovviamente è inedito, però è stato pubblicato all'estero e non potevo farmelo
scappare. L'ho detto tante volte, Fruits Basket è uno dei miei manga preferiti, sia per quanto riguarda lo shoujo, ma anche per quanto riguarda i manga in generale. Questo sequel è stato scritto tra il 2015 e concluso nel 2022 da Natsuki Takaya, che si è rimessa finalmente a disegnare dopo i vari problemi che ha avuto. Per questo è una bellissima notizia, magari potrà rimettersi in moto su alcune opere che deve concludere o su un altro manga direttamente. Probabilmente settimana prossima vedrete anche il volume numero 4, che è il volume conclusivo, perché esce questa settimana, e poi mi metterò a leggere anche questo sequel. Non mi aspetto ovviamente la stessa complessità e la stessa profondità di Fruits Basket, però sono sicuro che come sempre Natsuki Takaya riuscirà a stupirmi. Quindi per questo video acquisti manga è tutto, se vi è piaciuto lasciate un mi piace, lasciate un commento con i vostri acquisti di questa settimana e per i nuovi iscrivetevi al canale per i prossimi video. Noi ci vediamo al prossimo video!